Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Qui per raccontarvi un pensiero di Padre Pio con un suo confratello che spesso veniva chiamato qui a San Giovanni Rotondo in questo periodo per tenere i consueti esercizi spirituali. Padre Giovanni da Baggio, che ha regalato e ha donato anche a tutti noi che lo abbiamo riletto dopo tanti episodi, tante esperienze, ma soprattutto ci ha raccontato chi era Padre Pio. Padre Pio era una persona dolce. Era una persona dolcissima. Tutti raccontano dei suoi atteggiamenti un po' da burbero, ma sono legati a fatti di fanatismo e di devozione esagerata da parte di tanti devoti, figli spirituali e pellegrini che giungevano qui. Ma Padre Pio era una persona dolce. Cercò sempre di praticare ed insegnare la virtù della dolcezza ai suoi confratelli e agli stessi figli spirituali. Padre Giovanni da Baggio, ad esempio, reagì ad una espressione di Padre Pio che gli disse: "Tu sei troppo aspro, usi modi troppo aspri." Pensate un po', Padre Pio a Padre Giovanni. E lui disse: "Ma che modi aspri? Sì, tu sei troppo amaro, a volte aspro," replicò ancora Padre Pio. "E bisogna anche nel riprendere saper condire i modi garbati e dolci. Io non mi sono mai pentito della dolcezza usata, ma mi sono sentito un rimorso di coscienza e mi sono dovuto confessare quando ho usato un po' di durezza." Pensate un po', lo stesso Padre Pio raccontava a Padre Giovanni. E Padre Giovanni subito lo interrompe. "Ma padre, devi tener conto anche del carattere. Io ho un carattere serio, una faccia burbera e chi mi vede pensa che sia un tiranno. E poi se do 99 baci ed una frustata, vale solo la frustata e non i 99 baci." E Padre Pio riprese: "Il carattere lo devi modificare, metti nelle riprensioni bontà e cuore. Io vorrei che i 99 baci e una frustata fossero 100 frustate, ma date con delicatezza, con mitezza, con amore. Tu hai delle belle qualità, Padre Giovanni, belle qualità di governo, ma hai qualche difetto. Sei amaro. Gesù è con te, ma vuole che ti emendi di questo difetto. Tu hai intelligenza, hai cuore, ma non sai accordarli. A volte predomina l'intelligenza, e allora diventi aspro. A volte predomina il cuore e allora divieni troppo dolce. Uniscili insieme e così sarai sempre un ragazzo per bene." E questi erano gli insegnamenti che dava non solo ai figli spirituali, ma anche ai suoi confratelli. Padre Pio, un uomo straordinariamente dolce.